Spettacolare 2-2 al Mancini tra Fano e San Benedettese in un derby ricco di spunti e che ha divertito il pubblico presente. Per i rossoblu reduci da 4 vittorie consecutive arriva un pareggio probabilmente denso anche di rimpianti per gli infortuni di Falle e Lulli, oltre all'assenza di Frulla, mentre i Granata, dopo il tonificante successo infrasettimanale contro il Castelnuovo, possono accettare di buon grado un pareggio contro forse la compagine recanatese a parte più in forma del momento. Cronaca molto ricca, come dicevamo. Al quarto d'ora del primo tempo la squadra ospite si porta in vantaggio. C'è un cross dalla destra su punizione di Buono che trova Conson. L'esperto difensore ribadisce il cross sul secondo palo per Fall, che di testa scavalca Olivieri portando in vantaggio la formazione rossoblù. Al 26esimo grande occasione per la San Benedettese di raddoppiare. Conclusione dal limite di Lulli, il pallone viene deviato ed esce di poco, lambendo il palo. È solo calcio d'angolo. Poco dopo esce Fall per infortunio, al suo posto entra Di Domenico Antonio. L'Alma ci prova anche marcando una certa supremazia territoriale, non riuscendo però a creare pericoli per Knoflach. Si va all'intervallo sullo 0-1. Ripresa piena di emozioni. Al 12esimo il pari, fallo in area di rigore da parte di Lorenzoni che atterra Zanni, l'arbitro indica il dischetto. Dagli 11 metri va Casolla che spiazza il portiere e firma l'1-1. Partita vivacissima, al quarto d'ora arriva il raddoppio Granata, che quindi ribalta il risultato, angolo ribattuto dalla difesa della San Benedettese. Dal limite si avventa sulla sfera Zanni che con il sinistro ad incrociare batte il portiere per il 2-1. Passano appena 4 minuti e c'è il pareggio della Samb. Angolo dalla sinistra, battuto corto da Lisi per Di Domenico Antonio che crossa in mezzo e trova la deviazione vincente di testa da parte di Cardella per il 2-2. Al 27esimo occasione Samb, pallone respinto dalla retroguardia Granata. Al limite si avventa Angiulli che prova la botta da fuori ma Olivieri è brava a deviare con i piedi. 37esimo, cross dalla sinistra di Lisi per Cardella che va al tiro, ma Olivieri respinge. Sulla ribattuta ancora il 7 rossoblù conclude, ma sulla linea c'è il salvataggio miracoloso di Vavassori. Al 39esimo miracolo di Knoflach su conclusione di Herrera dal limite. L'estremo difensore austriaco riesce a deviare in calcio d'angolo. Finisce quindi 2-2 ed ecco le impressioni dei due allenatori a fine gara. Era difficile, sapevamo che vincerle tutte era difficile. Dispiace per il pareggio per come è venuto, abbiamo avuto 10 minuti di blackout che non doveva venire, però è successo. Poi siamo stati bravi a reagire e alla fine la potevamo vincere, però stavolta è andata male, non è andata benissimo, dai, ci mettiamola così. Il rammarico è perché l'abbiamo fatto uscire noi, quello è il rammarico. Ci eravamo abbassati un attimino, poi subito il rigore, che non lo so se l'abbiamo fischiato, sicuramente c'era, non l'ho visto. Poi è stato questo 1-2, questo tiro improvviso al limite dell'area, ci ha fatto un pochino male. 1-2 in 10 minuti abbiamo preso il 2-1, però poi la grande squadra si vede anche nelle reazioni, quindi posso dire che siamo una grande squadra, che abbiamo reagito alla grande, abbiamo recuperato la partita e alla fine penso che potevamo fare anche il gol per vincerla, non avremmo rubato niente, dai. La prestazione c'è stata, ragazzi devono essere contenti, siamo contenti della prestazione, naturalmente rammaricati per il risultato, sapevamo che vincere tutte non era facile, e prendiamo il punto e ci rimettiamo a lavorare ancora. Fall, cos'è successo? Ma Fall aveva problemi con la respirazione, non il riscaldamento, però sembrava che poi stesse meglio, ha provato, poi però non ce l'ha fatta, non so cosa sia, adesso vediamo. Beh, io penso che chi è venuto al campo non si sia annoiato assolutamente, quindi credo che entrambe le squadre meritino complimenti. Abbiamo incontrato chiaramente una squadra che, nonostante la classifica, è una squadra di fascia superiore, ce la siamo giocata a viso aperto, potevamo perdere ma potevamo anche vincere, quindi dico bravi a tutti i calciatori in campo. E chiaramente, guardando i miei, sono contento della reazione che abbiamo avuto, ma non è la prima volta. La mia squadra sta dimostrando di avere questi valori e io sono super contento, perché questi valori sono quelli che ci porteranno a quello che è il raggiungimento di un obiettivo che è difficile, ma per noi equivarrebbe alla vincita di un campionato. Viste le premesse che ci sono state qui, purtroppo il campionato non è iniziato nel migliore dei modi e stiamo facendo di tutto per rimetterlo in sesto. Ma noi
Abbiamo una buona qualità anche noi. E purtroppo non voglio mai accampare alibi, ma voi ci siete passati prima di noi. Giocare quando si è là sotto non è semplicissimo. Noi possiamo dire quello che vogliamo, però sapere che ogni partita è importante, che non hai la possibilità di sbagliare, è un fardello mentale e non indifferente. Noi abbiamo tanti ragazzi del 99 che hanno qualità pure loro, però sappiamo che c'è da soffrire. Ecco, la cosa che mi piace più di tutti in questo momento è che credo che un po' tutti quanti si siano mentalizzati nella maniera giusta nel capire che c'è da soffrire, siamo pronti a soffrire, soffriremo fino all'ultimo secondo dell'ultima partita.